Ciao, sono del Partito Umanista, volevo dare alcuni suggerimenti su come uscire dalla situazione in cui ci troviamo. Allora, sicuramente dobbiamo tenere presente dove sta il potere. Sicuramente noi chiediamo di decidere a coloro che stanno ai vertici, economici e politici. Ma il potere soprattutto è nostro, nel senso che dipende da noi il cambiamento. Certo, non possiamo aspettarci che coloro che beneficiano di questa struttura piramide del potere cambiano le cose, no? Quindi vediamo un po' come fare. Allora, innanzitutto servirà fare in modo che ci sia una democrazia diretta, perché se non decidiamo direttamente con questo trucchetto della delega è un casino, no? Però anche la democrazia diretta, insomma, ha delle problematiche, cioè dovremmo formarci un attimino, interessarci della decisione, perché se ci occupiamo di decisioni che non sono, come dire, la qualità della vita, la sanità, l'educazione, la situazione lavorativa, cioè se non di solito non decidiamo su quello, decidiamo solo su che cosa comprare o alcune cose molto più personali, non sociali, diciamo così, della comunità, dovremmo un po' studiare. Quindi tocca anche a noi il lavoro, no? Però sicuramente dovremo fare delle leggi, o meglio, fare dei disegni di legge. Noi come Partito Umanista ci impegneremo a fare 3 leggi, cioè 3 disegni di legge. Noi non siamo al Parlamento, non siamo eletti, quindi dipenderà da tutti voi, dalla gente che invece ha qualche possibilità a livello politico, di appoggiare la nostra proposta di legge, i nostri disegni di legge, che sono 3: democrazia diretta, reale, come implementarla, questa consultazione diretta e decentrata della popolazione, la proprietà partecipativa dei lavoratori nelle aziende, cioè i lavoratori percepiranno il profitto oltre che il salario e decideranno insieme con chi metterà il capitale in proporzione all'energia investita da parte loro. E poi le banche senza interessi, che entreranno in concorrenza diretta con le banche attuali. Ovviamente ci sarà bisogno che lo Stato abbia più potere degli interessi economici privati e quindi che controlli le finanze, blocchi la speculazione e faccia in modo che la legge venga applicata anche a queste, diciamo, concentrazioni di potere economico. Ci immaginiamo uno Stato coordinatore, decentrato, dove noi saremo lo Stato, non delegheremo, dove noi saremo, diciamo, decisori diretti. Però chiaramente bisogna prima passare da un cambiamento delle leggi e quindi bisogna fare in modo di sfruttare il sistema attuale per far implementare queste leggi. Quindi ognuno voterà chi si impegnerà concretamente su questo. Se non ci sarà nessuno, vi candiderete voi direttamente, cioè noi ci candideremo e vediamo, no? Nel senso che noi ci proveremo, dipenderà da tutti, no? Se abbiamo altro di cui occuparci, ognuno che faccia quello che vuole, ma credo che tante altre opzioni, proseguendo così, non ci sono che non interessarci alla situazione, voler decidere direttamente, voler avere una sanità e un'educazione di buon livello, ottimo livello per tutti, e renderci conto che ci sono le condizioni di risorse per vivere tutti bene sul pianeta. Non è che c'è una carestia in giro, non ci sono capacità produttive, eccetera, tecnologiche, no? Quindi non c'è quello, se non va bene la cosa, anzi se continua ad andare malissimo, è perché qualcuno follemente nel suo piccolo grande sta pensando solo al suo gioco piccolo, producendo una situazione disastrosa che tutti vediamo. Quindi questi signori che non possono occuparsi dell'insieme comune perché si interessano solo dei loro interessi e poi comprono i disastri, li lasceremo da parte. Dovremmo farlo noi, però anche noi ci stiamo un po' occupando solo delle nostre piccolezze, quindi dovremmo fare degli sforzi per interessarci alle cose comuni. Per cui questo è il suggerimento, noi ci siamo, faremo cose insieme, vediamo, dipende da tutti e a presto.